Silicon Valley. In una lingua di terra di 70 km che va da San Francisco a San José si concentra la culla dell'innovazione mondiale. 30.000 start-up, di cui 150 unicorni su 300 mondiali. Oltre 150 miliardi di dollari investiti ogni anno dalla metà delle venture firm di tutta l'America. È qui che nasce il concetto di ecosistema dell'innovazione, dove da 80 anni start-up, grandi aziende, università come Stanford e Berkeley e fondi di investimento collaborano e lavorano insieme per portare l'ecosistema a un livello superiore. Nel 2014 Arter ha un'esperienza quasi trentennale nel campo di innovazione e supporto alle startup, sia a livello di Emilia-Romagna sia a livello internazionale. È proprio dalle startup che emerge l'interesse verso la Silicon Valley. Se si vuole fare innovazione si deve mettere piede qui, si deve conoscere questo contesto. Arter e la regione Emilia-Romagna quindi decidono di venire in avanscoperta in Silicon Valley. Nel 2015 vengono in Silicon Valley per capire quali sono le realtà a supporto delle startup italiane qua. Si rendono conto che ci sono tutti i presidi di innovazione degli altri stati europei. Mancano la Bulgaria, Cipro, Malta, la Slovenia e manca l'Italia. Non solo ci sono i presidi a livello nazionale, ma anche quelli a livello regionale. C'è la Francia, il Paris de France, c'è la Germania, c'è la Baviera, c'è la Spagna e la Catalogna. Quindi capiamo che non solo è necessario un presidio italiano, ma ha molto senso anche un presidio regionale. Settembre 2015 Arter apre il presidio della regione Emilia-Romagna a San Francisco. Lo scopo iniziale è quello di supportare le startup dell'Emilia-Romagna nell'approccio alla Silicon Valley. L'idea è proprio quella di creare un ponte a due direzioni, in modo che tutti gli attori dell'ecosistema dell'Emilia-Romagna possano fare esperienza e crescere a livello di mindset, di mentalità, qui in Silicon Valley, nel faro dell'innovazione mondiale, per poi riportarla in regione e adattarla alla nostra realtà per migliorarla il più possibile. Il primo programma attivato dal presidio è il Mindset Program, ad oggi alla sua 7ª edizione. Lo scopo del programma è quello di trasmettere all'ecosistema dell'innovazione dell'Emilia-Romagna il mindset, la mentalità con cui si fa impresa qui in Silicon Valley. Da lì lo scopo si amplia, non solo startup ma anche grandi imprese, PMI, università, incubatori, tutto l'ecosistema innovativo della regione. L'anno scorso abbiamo iniziato delle attività anche in direzione opposta. Durante Research to Business è stata portata una delegazione di investitori dalla Silicon Valley all'Emilia-Romagna per conoscere il territorio, per conoscere le nostre imprese e per capire le possibilità di investimento. I risultati principali ad oggi sono da ricercare nel cambio di passo dei partecipanti che in questi anni sono venuti in Silicon Valley con noi. Una nuova mentalità, un nuovo approccio all'imprenditorialità, un nuovo approccio alla rete tra di loro che si forma poi al rientro in Emilia-Romagna. Poi i risultati numerici, 7 programmi di Mindset Program con più di 60 imprenditori che sono venuti qua a fare esperienza, 2 programmi di Business Match con 15 PMI che hanno fatto incontri di business qua per una settimana. Un programma per gli incubatori con 11 incubatori dell'Emilia-Romagna che sono venuti a imparare le best practice degli incubatori e acceleratori qua in Silicon Valley. Un programma per le corporate e per i cluster di Open Innovation della durata di una settimana. Un programma di 3 mesi dove 4 startup sono venute davvero a ripensare il loro business e a creare connessioni. Il 20% degli alunni, dopo aver partecipato al Mindset Program, ha raccolto fondi per la propria startup, in Emilia-Romagna in particolare, fino a 200.000 euro. L'Emilia-Romagna è una regione d'eccellenza per quanto riguarda l'innovazione a livello europeo. Stiamo facendo dei grandi passi avanti come regione e come ecosistema, anche grazie alle best practices importate da qua. In Silicon Valley abbiamo imparato il valore di un mentor board di livello e lo abbiamo creato in Emilia-Romagna con 30 delle più grandi aziende della regione che supportano ad oggi le nostre startup. Abbiamo imparato il valore di fare rete. Insieme alle startup che hanno partecipato ai programmi in questi anni, abbiamo creato l'associazione Mindsetter, che oggi conta più di 50 partecipanti. Insieme agli incubatori che hanno partecipato al programma, abbiamo creato la rete degli incubatori, che tutti insieme supportano le startup in regione. Andare in Silicon Valley ha cambiato davvero tantissimo il modo di lavorare e anche il mio modo di vivere, perché ho visto delle cose che qua in Italia non esistono. Quindi vi consiglio davvero, con tutto il cuore, di andarci e fare questa esperienza. Partecipare all'Innovation Corporate Program per il gruppo Amadori è stato importante per diversi motivi. Il primo, come i diversi attori che abbiamo incontrato riescono a mettere in pratica il concetto di Open Innovation.
Il secondo motivo è come loro riescono a individuare e mappare i propri attori dell'innovation ecosystem. Il terzo è quello di riuscire a vedere come loro riescono a creare network di cui loro sono pionieri, e riuscire quindi a portare questo approccio non solo all'interno della nostra realtà aziendale, ma anche nel tessuto territoriale regionale. C'è ancora tanto da imparare su cui lavorare, ma siamo sicuri che la direzione sia giusta e il posto sia quello giusto.